Buongiorno, siamo nella centralissima Piazza Umberto della città di Bari, dove ieri si è svolta un'attività di polizia che ha portato all'arresto di un cittadino egiziano per i reati di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persone e violenza sessuale. Il tutto è iniziato vicino ai giochi dei bambini a seguito della presenza di questo individuo senza la prevista mascherina di protezione. L'unità di polizia si è fermata. Ha cercato di controllare il soggetto che si è dato subito a precipitosa fuga in direzione dei bagni pubblici. Lo stesso soggetto, raggiunto e controllato nei pressi di questa aiuola, veniva trovato in possesso, a seguito di un accurato controllo, di un coltello dalla lama di 25 cm. In considerazione del comportamento sospetto del fermato e delle vaghe indicazioni fornite circa il proprio domicilio, gli operatori a questo punto effettuavano un controllo presso la sua abitazione, riscontrando la presenza della vittima segregata in casa, in compreso stato confusionale, senza la possibilità di avere contatti con l'esterno, in quanto ogni porta e finestra della casa erano state chiuse con dei lucchetti. Successivamente, nei nostri uffici, la vittima descriveva minuziosamente tutte le violenze subite.